Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di San Paolo, signori, la penultima gara della stagione. Avevamo fatto la sprint race, andata non benissimo, soprattutto nel finale un punticino perso, abbiamo 29 punti di vantaggio su George Russell, quindi calcolando i 26 che potrebbe vincere facendo una vittoria più il giro veloce, dobbiamo perdere meno di 3 punti, non so a pari merito come siamo messi in realtà, se arriviamo a pari punti. Vi diamo il benvenuto, diciamo che rivediamo le posizioni sulla griglia. Dobbiamo perdere meno di 4 punti, quindi signore. Segnare un gran tempo sul tiratissima. Oggi è in pole position, appena davanti a Sergio Perez che partirà secondo. Nel resto della griglia invece Russell, Verstappen, lo scienziato e Gasly, Sainz, Tsunoda, Hamilton e Charles Leclerc, Stroll, Ocon, Fernando Alonso e Albon, Zhou, Oscar Piastri, Nicolas Latifi e Felipe Drugovic, Schwarzman, Magnussen, Tiktum e Mick Schumacher. Una curiosità. Diciamo che per stare sicuri, come detto, dobbiamo andare con i 26 dell'ultima gara, dovremmo stare qui con 2 punti al massimo possiamo perdere da Russell. In sostanza, signori, dobbiamo battere Russell. Dai, diciamolo che dobbiamo andare a cannone. Qua la benzina Ocio, che abbiamo visto che qua pelo pelo. Risicate, risicate. Quindi 18. Allora, sì, diciamo così, va, per stare un po' più tranquilli. Sempre meglio averne un po' di più che averne un po' di meno. Allora, giro di formazione, signori. Il giro di formazione sta per iniziare in Brasile. Russell è terzo, quindi storici su questa pista. Ci aspetta qualcosa. Vediamo un pochino. Scopriamolo insieme. Beh, onestamente però una stagione così tirata ci sta, ci sta. E è divertente avere comunque un collega che ti mette il pepe al culo, anche perché l'abbiamo boostato oltre. Ai suoi 95 punti di overall, che poi hanno aggiornato più 5, più 7, non mi ricordo. Vabbè, comunque è diventato top player George Russell, poi con la sportiveggiante, appunto, stessa auto, assetti diversi di solito, però vediamo, signori, vediamo, dobbiamo essere molto cattivi quest'oggi, cattivi ma con attenzione. Pierre Gasly si insinua, poi viene spinto un pochino da Max Verstappen, che si è lanciato come se non ci fosse un domani. Lì davanti Perez, come sempre partenza devastante. Attenzione, puliti su Max. E ci ritroviamo così, come nella sprint race. Primo Sergio Perez, secondo Norris, che poi nel finale è riuscito a sportellare Perez e prendersi la prima posizione. Russell terzo. E noi dietro al nostro compagno di scuderia. Qui siamo ripartiti bene. Proviamo a prenderci l'interno questa volta. Lo so che ho superato i limiti, ma non mi ha lasciato spazio. E ci andiamo a prendere la posizione un po' lunghetti. Vai così, vai così. Seguiamo Lando. E Damose. Perché Russell di certo
non lascerà niente di intentato, ma c'è da dire che dobbiamo sfruttare adesso magari la scia di Norris, perché l'auto di Norris è un po' lentina. Quindi dobbiamo sfruttare. Attenzione qui, non mi spingete all'interno. Attenzione! DRS ora attivo. Leggera imbarcata, ma va bene. Siamo comunque vicini a Perez. Quindi vai col DRS. Rimaniamo incollati a Sergio. E poi dobbiamo provare sul rettilineo con il DRS a superarlo. Ha un'ottima accelerazione Perez. Abbiamo visto anche in partenza che giustamente ha sempre sverniciato Norris. Quindi la Mercedes ha un'ottima ripartenza. Noi abbiamo un ottimo motore però. E anche il DRS. Si prende l'interno Perez. Ma siamo molto più veloci, quindi riusciamo comunque a piazzarci davanti. E a chiudere bene la curva. Adesso però attenzione perché Perez non credo voglia demordere. Ora dobbiamo rimanere concentrati, fare la nostra gara. Vedere di dietro che succede. Cerchiamo di non fare troppi errori, anche perché qui la pista, come detto, è abbastanza complicatuccia. Quando c'è qualcuno davanti, diciamo, mi aiuta, come detto, come traiettoria, ma qua cerchiamo di prendere tutta la pista per avere un buon vantaggio su Perez, che al momento può usare il DRS, quindi lo stiamo staccando. Vedremo poi con le soste cosa succederà. Lì dietro vanno più o meno costanti. Noi qua dobbiamo, rispetto alla sprint race dove non abbiamo avuto modo e tempo di attaccare gli altri, qui ci sono, si sono presentate più occasioni. Nella sprint race ci abbiamo provato proprio nel finale con un assalto che però ci ha portato a rompere l'alettone, quindi a rompere l'alettone, comunque arrivare. Stavo cercando di capire la bandiera gialla che cos'era, porco due. Bandiera verde. Braccio. Stroll. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Attenzione. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,0 secondi. Il mio errore adesso è stato tirare un po' troppo anche la staccata, perché abbiamo visto che non possiamo tirarla più di tanto. Altrimenti andiamo facilmente al bloccaggio. Si è ricompattato il tutto. Non ti puoi permettere la minima distrazione qui in Brasile. Vabbè, da nessuna parte però. Attenzione. Attenzione, attenzione. Damose, damose.
Allora, se guidiamo in modo impeccabile, siamo più veloci. Ma dobbiamo guidare in modo impeccabile. Il ritmo lo tengono. In realtà, devo dire che Russell sembra quello un po' più... Cioè, mi sembra strano che Russell non abbia... niente, mo si era attaccato. Stavo un po' più dietro. Mi sembra strano che non ha provato ad attaccare, non... Sì, ci sono stati degli ordini di scuderia velati. Minacce. Non si sa a chi, magari abbiamo avvertito il buon Buzzi che ci ha prestato il crick, non lo sappiamo questo. Sta di fatto che adesso sono compatti e c'è da dire che Perez non può usare il DRS, quindi diciamo che box, rientriamo in questo giro. Potrebbe essere anche un pochino sotto pressione, non più di Norris che è rientrato. Diciamo che la posteriore destra è quella un po' più consumata. Russell intanto si è avvicinato molto adesso con pista libera. Libera tra virgolette, nel senso è spostato Norris, è rientrato Norris, quindi è riuscito ad avvicinarsi a Sergio Perez. Noi adesso abbiamo il pit, mentre Russell immagino proseguirà per un altro giro e potrebbe sfruttare in quel caso sì pista libera, vedremo. Ok, passano e attenzione che Russell va a superare Sergio Perez. Poi abbiamo visto che comunque i piloti ogni tanto hanno delle loro strategie, inteso come magari non tirano per un certo punto della gara e poi vanno a spingere magari nel finale di gara. Fortunatamente il pit non ha fatto danni, che adesso era importantissimo. Attenzione, sta arrivando Norris, ma è ancora abbastanza distante. Ok, attenzione qua a spingere perché abbiamo gomme fredde, quindi Russell è appena passato al comando. Vediamo se dobbiamo stare molto accorti. Ok, sono andate relativamente presto in temperatura. Non so se qualche patch, io non ho visto i le varie note delle patch uscite nel mentre, però mi sembra che adesso le gomme entrano in temperatura più velocemente, o sbaglio, rispetto all'inizio del gioco dove doveva aspettare tanto. Ma non era quello il problema era dato dal fatto che in realtà l'intelligenza artificiale non doveva aspettare granché. Benzina più 1,75, insomma ci siamo. Il distacco dalla vettura davanti. Entra la Tifi. 2,5 secondi. Attenzione che Norris si è avvicinato tanto, mentre Russell ha perso su Max Verstappen rientrando dopo. Quindi questa strategia, vabbè, noi siamo andati un po' più lenti, quindi Norris un pochino ci ha raggiunto, anche perché lui aveva già gomme in temperatura. Diciamo che l'undercut ha funzionato. Norris ha fatto l'undercut a tutti e quindi si è avvicinato a me, ha guadagnato tanto. Noi abbiamo fatto l'undercut sugli altri e abbiamo guadagnato. Però sta di fatto che tutto poi si ritraduce nel finale, dove Norris avrà un giro in più su queste gomme
quindi potrebbe soffrire un po' di più. In linea teorica dovremmo star tranquilli qui sul dritto, perché abbiamo visto che la McLaren è molto lenta sia in accelerazione che sull'allungo. Probabilmente è un assetto un po' così, però nel misto spinge. Però col DRS, insomma, sta lì lì. Dobbiamo stare attenti a Norris. Vediamo se Russell invece proverà a superare Max Verstappen, che ha fatto un'ottima strategia. Mentre Perez ha perso tanto. Ha perso anche sulla Ferrari di Pierre Gasly. Non per qualcosa, ma per il semplice fatto che è il nostro rivale. Intanto qua sentiamo la pressione di Norris con quella freccettona sempre incollata. Russell. Oddio, Russell sulla... Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,8 secondi. In linea teorica dovrebbe superare in modo discretamente facile che abbiamo la traiettoria migliore. Lui all'interno ha dovuto alzare il piede. La Red Bull non è così performante, quindi in linea teorica Russell dovrebbe essere più avvantaggiato su Max. Insomma, vediamo, perché comunque Max, per dire, può sempre usare il DRS perché è vicino a Norris. Norris è vicino a noi, quindi insomma, attenzione signori, attenzione. Qua è più, ancora più complicato. Abbiamo preso però un po' di vantaggio. Noi spariamo l'Hertz dallo spunto lì sul curvone, quindi riusciamo a difenderci meglio lì che qui. Anche qui ci buttiamo un po' di Hertz in accelerazione per avere un po' più di vantaggio. Sì, Russell forse un po' timido nelle retrovie. Retrovie tra virgolette, però insomma. Eh sì, la McLaren nel misto ci si avvicina tanto. Vabbè, io ho optato più per un assetto che comunque ti dia una bella velocità, un... Anche perché qua nel misto è difficile superare, quindi è meglio avere la possibilità di difendersi sul dritto. Nel misto più o meno cerchi di allargare i gomiti. Molto vicino Russell a Max. In questo giro Norris non ha provato l'attacco. Non so se perché siamo andati un po' più veloci noi o semplicemente perché sta aspettando, perché come detto in alcune fasi aspettano un pochino. Vicinissimo intanto Russell. Probabilmente là già ci ha provato, infatti hanno perso un po' tutti e due. Hanno perso un po' di tempo. Dovrebbe provarci sul rettilineo dei box, mentre noi dobbiamo essere impeccabili per poter agguantare il mondiale qui a San Paolo, per stare naturalmente tranquilli e parati per l'ultima gara, che è sempre un terno all'otto. È una pista che qui possiamo fare molto affidamento, quindi
No, però Russell niente. Va bene, va bene. Norris un po' più dietro, meno male, ci sta dando un po' di tregua. Però stiamo accorti perché potrebbe semplicemente essere in attesa. Delle ultimissime tornate per spingere un po' di più e provarci. Cerchiamo di tenerlo d'occhio, è sempre a portata di DRS, anche se come detto la nostra auto l'abbiamo visto è molto più veloce della McLaren, quindi anche se è il DRS, ma con la scia riesce a pareggiare i conti con solo il DRS meno. Nel mentre un occhio anche lì dietro a Russell. Beh, vi devo dire la verità, Russell in questo Gran Premio, ma anche nella Sprint Race, lo vedo un po' più pacato o sbaglio? Già il fatto che non ha fatto la pole, insomma. Di solito la pole la buttava sempre lì. E poi anche con gli attacchi non ha azzardato più di tanto. Attenzione però perché Norris è qui molto vicino, noi andiamo di Hertz per tutto quel curvone, tutto il rettilineo e allunghiamo ancora due giri, signori, ce li sudiamo, ce li facciamo, perché qui dopo tanta lotta, tanto sacrificio, tante migliorie. La sportiveggiante, dopo aver conquistato un campionato costruttori in modo devastante, è vicina, almeno con noi, al campionato piloti, perché il campionato piloti, vabbè, comunque nostro. Però bisognava vedere chi tra noi e George. Abu Dhabi è troppo abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Pericolosa come pista per arrivare lì a giocarci il mondiale. E Russell sembra aver tirato i remi in barca, non lo so, una quarta posizione. L'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,6 secondi. Vabbè, noi stiamo tirando tantissimo, in realtà, anche se ci supera Russell, ma anche se ci... Russell, Norris, ma anche se ci supera Verstappen, comunque l'importante è stare davanti a George. Però se dobbiamo accaparrarci mondiale, è bello farlo eventualmente con una vittoria. Perché come detto Russell poi ha alzato un po' bandiera bianca, madonna quell'errore lì. Ora attenzione qua perché non ci facciamo fregare come nella sprint ci ha fregato Max Verstappen. Vai di Hertz a cannone, curvone a palla, signori. E si va a vincere il mondiale dopo tre stagioni di sofferenza. Dai, è così. Ottima guida, hai vinto il campionato piloti. Che risultato straordinario. Visto. Olè. Ci siamo. Il titolo di campione è assegnato e si chiude un altro anno all'insegna della tirala. L'elenco dei migliori si arricchisce di un nuovo nome che promette di entrare nella storia. Una
Beh, come detto, signori, si potrebbe provare per la prossima stagione o a fare altro o anche provare una riconferma della sportiveggiante, magari con un altro secondo pilota, con un'auto non così competitiva, buttarci nel mischione. Insomma, possiamo vedere, anche se in linea teorica, allora calcolate che siamo ormai in Brasile, quindi in linea generale non credo che cambierà il regolamento. Pare di no. Però c'è da dire che noi è da un po' che non andiamo a fare gli upgrade, quindi comunque le auto si sono avvicinate tantissimo. Direi la scienziata. Molti piloti scienziata si sono messi in luce però oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare appieno il proprio potenziale. Il titolo costruttori è praticamente già assegnato, visto il vantaggio. Norris, una terza posizione se l'è presa. La scuderia troneggia in cima alla classifica. È stata un'avventura unica per uno dei team che fino a poco tempo fa era sottovalutato. Schwartzman, 28 punti per forse quando stava con la un altro team che Red può Bull. Dirsi soddisfatto è sicuramente l'Alfa Romeo, che segna un risultato utile per la classifica. Dopo un weekend Latifi non ha fatto neanche un punto in Red Bull. Schwartzman li ha fatti con la Red Bull quei 28 punti, perché mi sa che la prima metà di campionato Schwartzman era in Red Bull. Poi probabilmente non era all'altezza e hanno chiamato Latifi che evidentemente era peggio di Schwartzman, che comunque i suoi 28 punti li ha fatti. Sono pochi 28 per una Red Bull, però insomma c'è da dire anche che Hamilton 176, Gasly 164, Sainz 189. Gasly ha iniziato a macinare adesso, dopo aver vinto il mondiale nella scorsa stagione. L'ha vinto Gasly, in quella precedente l'aveva vinto Sainz, se non sbaglio. Quindi si è rivoluzionato un pochino il tutto, perché Ferrari ha vinto i primi due campionati e adesso è arrivata la sportiveggiante. Team italiani, tra l'altro. Allora, signori, allora, andiamo a vedere un attimino la situazione, come detto, anche per quanto riguarda le prestazioni. Si potrebbe vedere perché, calcolando che appunto non c'è stato un cambio di regolamento, allora, ciò significa che sì. Beh, comunque siamo molto vicini. Probabilmente la prossima stagione, se andiamo, perché calcolate anche quelli più bassi, il distacco è veramente poco, perché abbiamo all'inizio, per dire, il distacco dalla prima e la seconda probabilmente era tipo il distacco che c'è adesso tra sportiveggiante e Alpine, quindi è da valutare. Quindi calcolando che magari se facciamo un'altra stagione lasciando così, ci troveremo molto a pari, e continuando anche a migliorare probabilmente gli altri, si arriverà quasi a tutte le auto con le stesse prestazioni a grandi linee. Quindi valutiamo anche questa cosa, signori, perché ci potrebbe stare un'altra stagione al cardiopalma, o magari ci facciamo dell'altro, non lo so. Comunque, signori, ci vediamo ad Abu Dhabi. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Fatemi sapere la vostra nei commenti e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.